Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questa prima puntata della serie Prima Ora, una serie con una cadenza non ancora prestabilita in cui in ogni puntata vi mostrerò la prima ora di un gioco appena uscito. E quale titolo migliore per iniziare se non Death Stranding? Lo scopo è sostanzialmente di mostrarvi un pochino, o quantomeno l'introduzione all'opera, in attesa di portare successivamente una recensione, perché vi anticipo già, quella di Death Stranding ovviamente arriverà, e la prima ora di gioco ho intenzione di giocarla commentandola, un po' come se fosse in diretta ma tranquilli senza voler strafare. La priorità la darò naturalmente al gioco, perché io stesso lo sto giocando per la prima volta ed effettivamente voglio godermelo, quindi non perdiamoci in chiacchiere e direi che possiamo iniziare. Sì, direi che mi hanno consigliato di andare per la difficile, alla peggio la posso abbassare. Oh, Ludens. Ah, questa giustamente è solo l'introduzione a Kojima Production. Leggevo ironicamente che tipo nei primi 20 minuti il suo nome viene fuori tantissime volte. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Soundtrack già mi piace.
Si vede che è Kojima, è appena iniziato e già sono confuso. No, 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 no! Ah, fantastico. Ah, cazzo. Ah. Ok, movimento, telecamera. Ok, questa è l'urina. Mentre qui è borraccia. Che posso usare? Bevi Monster Energy. Ok, porta in spalla, ferra con mano destra. Ok, messa sulla schiena. Ce n'erano altre di scatole, era l'unica. Prima che la consegna, ok. Ok, quindi se premo il pad, parla. Comandi base, consigli. Azione mano destra, analizza terreno. Ok, lì c'è un punto, immagino dover andare di lì. Ok, questa è un'utilissima mappa, a sud devo andare di là, si vedo che è l'unico punto per il momento, quindi mi chiedo quanto sia estesa la mappa. Devo arrampicarmi di qua, posso arrampicarmi direttamente qua? No, ok. Non esiste l'arrampicata in senso convenzionale. Allora, scendere mi sa che è abbastanza fuori discussione. No, c'è un passaggio qua. Perfetto, attenzione. Beh, il primo obiettivo che ho sbloccato è quello di fare la pipì. Chiaramente non era proprio quella la mia intenzione. Vabbè. Salta, arrampicati, continua ad arrampicarti, ok. Vabbè, andiamo a ripararci, da quello che si è visto non è proprio amichevole questa pioggia. Thank you.
Questo mondo mette angoscia anche soltanto a guardarlo. Il che è una nota positiva perché l'intento è chiaramente quello. Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Buono. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai, in pochi a essere onesti. E per giunta, anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Ok, devo andare a consegnare questo, l'obiettivo è lì. Sono i battiti? No, l'altitudine? Allora, la barra rossa è la barra energetica. Quando raggiunge 0, si muore, giustamente. La barra blu basso è la barra del vigore. Una volta esauriti i movimenti di senso, sono rallentati, è più difficile mantenere l'equilibrio. Ok, la stamina. No, chiaramente non mi butto giù a kamikaze. C'è lo scatto?
posso trattenere il fiato. Per mantenere, scusami, no, non volevo chiamare. Azione mano destra, analizza terreno, trattieni respiro, carico, cambio postura, vabbè, ti alzi, ti abbassi, immagino, adesso provo, esegui azione, salta, continua a salire, muovi telecamera, sposta telecamera. Ah, comodo anche in questo caso. Azione mano sinistra, apri bussola, chiama, attrezzatura, oggetti, non meglio definiti gli altri due, ok. Immagino che sia qualcosa di potenzialmente spoileroso. Allora, lì in basso devo andare. Ok, con calma. Non so neanche se c'è la possibilità di cadere. No, riprendi fiato. Ok, chiaramente non volevo fare questo. Posso attraversare l'acqua subito, sì? Ok. Me lo sono messo dietro. Ok, ho 18 kg su 120 che ne posso portare. Io devo andare a Central Knot City, immagino. Destinazione lì. Allora, quello che cos'è? Carico smarrito. C'è del carico smarrito. Posso fare una piccola defezione? Sì, è qua dietro. La musica si sta alzando tanto, davvero tanto. Però si fa ascoltare molto bene. Hai ricevuto un mi piace? Non so se mi conviene passare dall'alto o dal basso, perché non so a che altitudine è questa città. Vabbè, scendo qua, intanto dovrei poter... Sì. Cioè, se no devo tornare indietro apposta. Ok. Sapete che mi sa che mi conveniva... Ah, dai, fatemi anche qua. Lì altri farmaci... Sì, dai, vado a prenderli. Qua stavo volando. Vado magari in un punto dove è più stretto. Ok, ho fatto bene ad andare dove è più stretto. Non penso che ci sarà... No, beh, oddio. Probabilmente ci sarei arrivato comunque. Ok. Sì, che arrivare a 120 posso veramente impilare il mondo. Chissà se c'è un limite anche di volume.
Le ambientazioni sono veramente belle, però. Come avvicinamento al limite. Non c'è ancora un menu. Ah, non c'è il salvataggio. Sì, c'è il salvataggio automatico, ma facciamo che salvo anche manualmente. Che male di sicuro non mi fa. Mancano un po' di menu per il momento, penso che mi diano dopo. Ah, ovviamente posso sbilanciarmi, ha senso. Ok, devo stare attento. Immagino di cadere se non riesco a portarli tutti. Però il limite, cioè quanto mai può pesare quella scatola? Ok, vabbè, sono arrivato. L'importante è questo. Kg su 120. Ah, forse non posso andare proprio oltre 120. No, volevo consegnare anche il resto, però. Vabbè. Ok, uno consegnato, due consegnato. Ah, non mi ha conteggiato davvero gli altri. Ah, che bello, mi segna proprio il percorso effettuato. Mi sento proprio un fattorino FedEx. Avanti. Ah, ok, ho consegnato veramente tutto allora. Ok. Sono diventato un corriere migliore in base ai risultati ottenuti. Parte di carico totale consegnati, distanza percorsa, ok. Poi scopriremo se hanno un qualche significato e soltanto a fine statistico. Incarico speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità.
Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sai dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. Ah, cavolo. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il Kyralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Voglio anche la spiegazione di cosa significhi. Già nella prima fase della necrosi. Dai, o qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby. Ah, Bibi. E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo! Era molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di guerrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa. Vabbè, non è tanto nel futuro allora. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, in Death Stranding ci ha incasinato per bene. Trascinato nella merda tutto quanto. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città e i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. L'arcobaleno. Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Thank you.
Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, niente. Questo BB deve essere rotto, non funziona. Non so da che lato mi conviene guardare. Siamo circondati! Aiuto! Mi dispiace. Poteva farlo un po' prima, eh? Thank you.
Questa era una scena, mi pare, tra l'altro, tipo del primo trailer. Cioè, questo a tutti gli effetti era il prologo. Fortuna che voi non potete vedere la mia faccia in sto momento. Sono confuso. Tanto. Ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima.
sei svegliato. Allora, come ci si sente a far ritorno? Questo è del Toro. Ecco. Non temere. Io sono un medico. Un medico legale. Di formazione. Mi chiamo Deadman. E ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. Del mio nome non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione mentale. Guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo fluì. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi dell'smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto lo smaltimento cadaveri, ma la mia equip, il QG, tutta Vredford e ogni anima di Central Note. Ora la nostra base si trova a Capital Note City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica, ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in solitudine. Erano proprio le monster. Che la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Note? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam. Fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale.
In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ah, ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Avvio stazione. Scansione. Quindi, in puro stile Kojima, l'introduzione è quasi solo cinematiche, il che va bene perché Kojima così facendo ha modo di mostrare le sue doti da regista, le sue doti di regia più che altro. Ah, questo è il craterino, carino. Cari cordi. Ok, adesso è effettivamente un sistema un pochino più articolato. Però direi di poter concludere qui questa prima puntata di Prima Ora. Alla fine mi sembrava opportuno mostrarvi l'introduzione, che qui viene anche abbastanza bene perché a tutti gli effetti è stato il capitolo prologo, il capitolo appunto introduttivo all'opera, e immagino che anche in questo momento voi abbiate più domande che risposte, chiaramente. E se c'è una cosa che ho imparato è che con Kojima è normalissimo, ma tutte le risposte prima o poi arriveranno. Comunque ragazzi, vi ringrazio per aver seguito in mia compagnia questa prima puntata appunto di Prima Ora. Naturalmente di Death Stranding, ma penso fosse abbastanza chiaro. Sono curioso di vedere la vostra accoglienza per questa serie. Personalmente penso la porterò comunque avanti perché mi costa relativamente poco farla ed è un qualcosa che mi entusiasma in un certo senso. Avessi più tempo a disposizione vi porterei un long play, un let's play, come vogliate chiamarlo, completo, ma ahimè bisogna fare delle scelte e purtroppo non posso portarvi tutto il gioco di Death Stranding. Ci vediamo però più avanti, magari con qualche diretta, ma sicuro con una recensione finale, quando l'avrò terminato e quando sarò pronto a parlarne. Per il momento vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro gradimento e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!